If you make a choice, for example, who could be a clown, you have two parameters to choose. First, acting ability of this person and comic ability of this person. Your aim for this class would be to open up your comic ability as well as acting ability. Your natural sense of humor. Questo corso è stato importantissimo perché tramite il clown ho scoperto quanto sia importante imparare a misurare ogni gesto, ogni espressione, ogni piccolo movimento, perché è veramente una questione di armonia e riuscire a trattenere spesso e non gettarsi completamente dentro una cosa, ma anche saper dosare la quantità di movimenti, di energia. Più bella di questo corso è stato anche vedere quanto sia stata assente la competitività tra di noi ragazzi, perché abbiamo tutti scoperto questo mondo che è del tutto nuovo e è così interessante, così pieno, così un mondo che ti toglie ogni tipo di maschera, che manca il giudizio. Quindi ci siamo sempre guardati con comprensione, con stima, con affetto, con partecipazione, perché è sempre stato un esperimento continuo e molto libero. Trois semaines de clown aussi, ça a changé. En fait, ce qui était vachement agréable ici, c'est que vous donniez une structure vachement forte et vous nous obligez à bosser dedans. Et tous ces trucs d'épurement en fait par rapport à la structure pour s'essayer ensuite de gagner par le jeu, c'était vachement intéressant parce que ce qu'on avait fait nous, ce que j'avais fait trois semaines avant, si tu veux, c'était plus axé sur une libération, c'était plus bordélique, si tu veux. C'était plus bordélique, ensuite on devait recentrer et récupérer les petits morceaux qui avaient été bons. Il y a besoin de beaucoup de répétitions pour apprendre techniquement si on veut faire extrêmement bien, si on veut maîtriser complètement le truc, pour faire trouver exactement le mécanisme, à quel moment ça marche, à quel moment ça. Et quand on le regardait d'ailleurs, ça se voyait en fait. On voyait où ça marchait, à quel endroit, tu vois, à quel petit moment, un mot ou un son ou un truc technique fait rire tout le monde. Si ensemble ça, c'était super intéressant de travailler de ce côté-là, quoi. Et ensuite pouvoir justement lâcher à des moments, libérer à d'autres serrés, et être capable de jongler avec ça. Et ça rend tranquille en fait, ça rend très tranquille. Puis même le fait de faire une autre compresse en fait, c'était assez. Ça respirait. Moi j'étais vachement agréable. What is this color? Lui è chiaro, this is not a chiaro, this is not a chiaro. Sì? No, broken. All the things that we learned here at Clownery Workshop can be translated, all of them, to the acting. How you, when you're on stage, just like a clown, you always have to discover something, be clear, express yourself clear. Learning how to make people laugh is something everybody could wish for, I think. Et que j'étais venue pour ce workshop pour travailler aussi vraiment mon actrice, parce que je pense que le clown c'est plus difficile que de simplement jouer, et je crois que le workshop avec Vladimir et Yuri fait que ça nous remet en place. On arrête de jouer et de faire les acteurs et on est tout simplement sur le plateau. Et ça permet de retrouver une simplicité, une très belle simplicité sur le plateau et arrêter de jouer là, mais jouer tout entier. Questi giorni abbiamo trovato molte cose in comune tra la professione del clown e la professione dell'attore. È stato un continuo mettersi in gioco, distruggere dei blocchi che abbiamo sempre nel quotidiano, no? E questo personalmente, soprattutto per me personalmente, soprattutto è stato molto importante. I'm very happy that I participate in this workshop because I know that I'm more serious. I have a chance to discover my another side of my character. Try to do some funny things, in another sense of humor, to work with my imagination. Dalla parte che dice l'altra, io contatti, io adesso che
quindi imparare ad accettarsi nel lavoro e accettare l'errore come scalino e come crescita. E questo è stato un po' la base con cui abbiamo lavorato sempre, ed è la cosa che mi è rimasta di più, credo, ed è la cosa che mi servirà tantissimo in qualunque tipo di lavoro dovrò affrontare nella mia carriera. La cosa fondamentale di questo che ho appreso da questo corso è il fatto che il clown è prima di tutto un attore. Essere un buon clown implica essere un buon attore, quindi è stato molto interessante il lavoro che abbiamo svolto sulla tecnica basilare della recitazione, applicandola poi a quelli che sono gli sketch tradizionali dello show da clown. Siamo riusciti a avvicinarci a tante piccole finestre e veramente è stato bello, perché è come se cambiassi per un attimo paese, entrassi in una cultura differente, quindi conosci un linguaggio, delle parole, dei modi di esprimersi differenti. La cosa che più mi ha colpito è stata il grande cuore del clown, ovvero il fatto che è una persona semplice, è una persona che deve accettare, diciamo, la sua stupidità, e ne risulta poi da fuori un'enorme dolcezza e una grandissima umanità, nonostante il naso rosso. Our original method helps people to go over this negative thoughts which has blocked their natural ability of to do anything. We try to understand how work our body. We try to understand which is a moment important when you create something or when you perform something. And we discover that applying for centers of our body, centers of energy, intellectual, emotional, physical, mental, helps go over these negative thoughts and create a very good result. Ready? Steady? Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, in un abbraccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. Jukebox è una magica invenzione, jukebox, pochi soldi una canzone, jukebox, un gettone la felicità, per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè, per sentire una canzone con te. Una magica invenzione, jukebox, pochi soldi una canzone, jukebox, un gettone la felicità, per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè.